Bisogna sempre prestare attenzione a ciò che si mangia? Le intossicazioni alimentari sono dietro l'angolo. Specie quando in tavola viene servito del pesce crudo. È risaputo che, se mal conservato, il pesce crudo può causare un'intossicazione alimentare nota come sindrome sgombroide. Saper riconoscere i sintomi con cui compare, spesso già dopo mezz'ora dell'ingestione del pesce, e fino a 2 ore dal pasto, è importante per sapere come agire. I sintomi più frequenti sono diarrea, febbre, mal di testa, prurito al corpo. Può succedere quando si acquista pesce dai rivenditori ambulanti o si consuma cibo in scatola. Difficile crederlo quando si è a un matrimonio in un ristorante che serve pesce fresco. Eppure è successo sabato sera ad Ascea, in provincia di Salerno, dove il giorno speciale di una coppia è stato rovinato da una grave intossicazione alimentare. Decine di persone intossicate, molte finite in ospedale. Altre assistite dai sanitari della guardia medica. La cena di nozze di una coppia di sposi di Ascea è finita per molti ospiti con una intossicazione alimentare. Gli invitati alla cena nuziale consumata sabato sera in una nota struttura di Paestum. Menù ricco di portate a base di pesce, ma il sospetto è che a causare l'intossicazione possano essere state delle specialità crude, come lo spada e il salmone, scrive la città. Ma i medici, in attesa di riscontri tossicologici, non possono ancora escludere che l'avvelenamento possa essere riconducibile ad altri alimenti. I primi sintomi di malessere per alcuni invitati sono arrivati ieri pomeriggio. Con febbre alta, diarrea e tremendi dolori addominali, in molti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Molti si sono rivolti alla guardia medica di Ascea, i più gravi sono stati trasferiti subito in ambulanza all'ospedale San Luca.